ricordo il mondo dello spostamento e dare subito la parola a Esther Schmacherini. Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa. Quasi 3 anni di attività del tavolo sociale che si sono concretizzati in più di 30 incontri, circa uno al mese, e basterebbe questo per dare un giudizio positivo a favore del bene comune. Il valore del volontariato è una preziosa ricchezza per la nostra comunità. E mettere questo tema all'attenzione del Consiglio Comunale credo che rappresenti, oltre che un riconoscimento che rimane agli atti, anche la gratitudine che l'amministrazione desidera dare a questo lavoro svolto e a quello che si dovrà continuare a fare nel futuro. Quindi ringrazio la presenza dei rappresentanti delle varie associazioni che sono qui in sala e do lettura del documento che è stato preparato. Il tavolo sociale ha preso avvio il 23 settembre 2014 a seguito della convocazione da parte dell'assessore ai servizi sociali dei rappresentanti delle seguenti associazioni: CAR, Centro di Aiuto alla Vita, Caritas Parrocchiale di Castel Bolognese, Casa Novella, Confraternita della Misericordia, Associazione Papa Giovanni XXIII, ANFAS di Faenza, Centro Sociale Hauser, La Torre, Proloco di Castel Bolognese e Avis di Castel Bolognese. Il tavolo si ritrova una volta al mese con il coordinamento dell'assessore ai servizi sociali per dare vita a percorsi e ad azioni che possono rispondere al meglio alle situazioni di disagio presenti sul territorio. Le associazioni aderenti al tavolo sono diventate fin dagli inizi una rete di condivisione capace di guardare in profondità alle necessità e fragilità del nostro territorio. È emersa in tutti i partecipanti la capacità di cooperare e coordinarsi per ottimizzare le poche risorse economiche ed umane a disposizione ed è emersa anche inoltre l'attenzione nella distribuzione delle risorse quando possibile con un confronto con gli attori presenti, l'attenzione verso i casi di aiuto che si cronicizzano, l'attenzione a intercettare le situazioni difficili, la capacità di dare dignità a quanti ricevono aiuto chiedendo una restituzione più o meno simbolica. La capacità di portare qualche progetto del centro delle famiglie sul nostro territorio per aiutare famiglie e persone sole. Una buona soluzione per continuare ad essere insieme costruttivi nelle situazioni di crisi che abitano il nostro territorio. Da parte delle associazioni è stata sottolineata l'importanza del tavolo sociale come di uno spazio tra amministrazione e associazioni locali di volontariato per poter creare maggior sinergia tra le stesse associazioni e per dare alla nostra comunità il proprio contributo, ciascuno in ragione delle proprie specificità. Le testimonianze raccolte indicano la partecipazione al tavolo come un momento per allargare la visione a ciò che è fuori dell'individuo e come un passo decisivo per liberarsi dall'eccessiva focalizzazione di ciascuna persona su se stessa, che fa perdere il senso della prospettiva più vera e alta, il bene di tutti, che è anche il bene del singolo. Di seguito si elencano alcune tappe importanti condivise col tavolo sociale: i percorsi del Natale attraversati dalla convivialità, dall'accoglienza e dalla solidarietà, il primo meeting della solidarietà dove tutte le associazioni si sono presentate insieme alla cittadinanza attraverso un momento di festa. Il tema scelto per questo primo meeting era informare e far abitare maggiormente il territorio al valore dell'inclusione, accoglienza e disabilità. Il meeting del 2017 sarà dedicato al tema della famiglia come valore della persona. Il 23 settembre andremo a farlo. Poi il progetto Mosca Cieca, che è stato realizzato per attuare un percorso di informazione e conoscenza sui rischi del gioco d'azzardo, coinvolgendo in forma capillare vari ambiti della società, esercizi commerciali, luoghi di aggregazione, famiglie e scuola. Infine il rifugio notturno, un punto di accoglienza, una risposta alle persone senza fissa dimora. L'amministrazione è grata e desidera riconoscere l'importanza che riveste il lavoro che ha svolto e svolge questo tavolo in quanto asse unificante della comunità. Oggi la ricchezza umana e amicale tra le quali realtà associative ci rende protagonisti nella comunità, per questo riteniamo utile dare al tavolo un riconoscimento non economico,
ma di identità come valore politico-sociale, quindi non giuridico, in quanto operativo, capace di azioni portatrici di condivisioni e risposte ai bisogni del nostro territorio. Quindi, concludo, se c'è qualche chiarimento, qualche considerazione da fare in merito, il Consiglio Comunale di Castel Bolognese, quindi pertanto vista e tenuta presente l'attività del tavolo sociale, come descritto qui sopra, ritiene importante per il territorio il lavoro del tavolo ed esprime vivo apprezzamento per l'impiego e i risultati raggiunti dal tavolo sociale istituito dalla Giunta e impegna il Sindaco e la Giunta a sostenere l'attività. Io darei la parola ai gruppi se vogliono aggiungere qualcosa su questo documento. Abbiamo pensato appunto di fare questo momento in cui viene riconosciuto appunto il lavoro importantissimo che è stato svolto in questi anni in questa sala, in questo consiglio, tramite l'ordine del giorno, quindi mettere questo documento all'approvazione dei gruppi consigliati. Prendete la possibilità, se volete, di scrivere qualche cosa in considerazione. Avevamo già parlato di documento i giorni scorsi, dunque siamo d'accordo per quanto su questo ordine del giorno e il nostro voto sarà molto favorevole. Grazie. Merati. Buonasera a tutti. Abbiamo assistito a una presentazione approfondita sul progetto di Smart Town e, consentitemi la battuta, quale esempio migliore poteva seguire in questa assemblea consiliare se non quello del tavolo sociale, che rientra pienamente nell'ambito del progetto di Smart Town, configurato come smart people, smart citizen e così via. Quindi, senza girarci troppo attorno e senza richiamare specificatamente il progetto che è stato presentato prima, e restando più sul concreto e su quello che è già stato fatto fino ad oggi, direi che tutte le associazioni coinvolte e lo sforzo che è stato fatto dall'assessorato in questi anni di lavoro sono proprio un esempio positivo che dobbiamo mettere a valore per testimoniare come effettivamente l'unione e la collaborazione di diverse associazioni possa contribuire a rendere, oltre che intelligente, quindi smart, una comunità anche più umana e più civile, appunto la comunità di Castel Bolognese. Quindi grazie per l'ottimo lavoro che è stato fatto fino ad oggi, sia all'assessorato che a tutte le associazioni che hanno preso parte, e speriamo di proseguire su questa linea. Grazie, ci sono altri interventi. Scusate se c'è un aspetto burocratico da fare prima di passare alla votazione, devo contare i presenti, quindi sono 11 presenti, sono 6 giustificati. Ferrucci e Carina, e poi gli scrutatori Alberghi, Quercia e Minardi, grazie per la disponibilità. E a questo punto sì, passiamo alla votazione di questo punto dell'ordine del giorno. Anch'io mi associo ovviamente ai ringraziamenti ad Esther, ovviamente, perché è stata in qualche maniera la promotrice di questo tavolo, una persona che ha fortemente voluto che si costituisse e che l'ha seguito fino al punto dal primo giorno, come era giusto facessere quello che era un impegno, diciamo, che aveva preso con se stessa, mi viene da dire, innanzitutto, ma soprattutto con la città di Castel Bolognese. Credo che i risultati ci siano. Il comune di Castel Bolognese purtroppo ha rivelato in questi anni un po' difficili anche veramente una fragilità sociale che forse va anche al di là di quelle che erano le nostre previsioni, quindi era giusto.
risultavano sicuramente, non si deve raggiungere ovviamente il 100% dei bisogni e delle necessità che ci sono, però ha dato sicuramente, e ci auguriamo che continui a dare delle risposte veramente importanti. Quindi è un lavoro questo che era giusto riconoscere, premiare, augurarci, non solo augurarci, impegnarci perché questo lavoro possa continuare in maniera proficua anche nei prossimi anni. Quindi ringrazio ancora tutti e passerei alla votazione. Quindi il punto è il numero 11, un documento relativo all'attività del tavolo sociale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie anche di questo. Chiedo se qualche persona, qualche rappresentante, non so, del tavolo vuole eventualmente dire qualcosa, se qualcuno si sente di dire due parole, ovviamente non ho che piacere, questo venisse. Nessuno? Vi ringraziamo per avere dimesso.